Il gioco del migliore commissario di mostre è un gioco di società da 2 a 5 giocatori. Consiste nell'organizzare una mostra in una città immaginaria. La partita comincia lanciando i dadi. La pedina prosegue sul sentiero digitale. Quando sei sulla casella beige, puoi caricare una scultura. Sulla casella blu, devi pescare una carta blu. È una carta bonus che ti annuncia una cosa positiva. Sulla casella rossa, devi pescare una carta rossa. È una carta malus, cioè un problema. Il giocatore scopre le opere d'arte pescando una figurina, dove c'è scritto il nome dell'opera, il nome dell'artista e la localizzazione. Quando il rimorchio, rappresentato da una carta con 4 fessure, è pieno, il camion può entrare nella città e può scaricare le opere. La velocità è allora ridotta, devi usare solo un dado. Ogni scultura installata procura al giocatore un punto, però questo punto può raddoppiare se compri una scheda catalogo, se metti la scultura in un luogo privilegiato, ad esempio il porto o il parco, oppure se dai alla mostra un tema specifico. I punti possono essere calcolati a mano, però puoi anche usare il computer. Il giocatore che ha più punti vince, tuttavia gli altri giocatori non perdono, poiché la mostra viene formata da tutte le opere che vengono presentate attraverso delle slide. Se vuoi approfondire le tue conoscenze, puoi fare i quiz alla fine del gioco e guardare i documentari.